La Procura della Repubblica indaga sui lavori per la realizzazione del tunnel di Avellino. Nella giornata di ieri sono stati infatti requisiti documenti che riguardano il cantiere aperto ormai da oltre 10 anni, carte che vanno dal progetto preliminare fino all'ultimo affidamento alla ditta D'Agostino. Ci vorranno mesi per studiare i documenti. Il sindaco Foti si dice tranquillo e pronto a collaborare. Evidentemente la Procura è intervenuta non per un capriccio, ma doverosamente, perché evidentemente c'era stato qualche esposto, qualche denuncia che è pervenuta all'attenzione della Procura della Repubblica. Quindi opportunamente la Procura acquisisce gli atti e li farà verificare, credo, da un consulente nominato dalla Procura. Io sono ben lieto di stare a disposizione della Procura, ma io ho fatto nessun atto la mia amministrazione su questa partita. A Palazzo di Città tiene banco anche l'avvertenza degli ex parcheggiatori ricevuti dal sindaco per cercare di trovare una soluzione grazie agli strumenti messi a disposizione dai servizi sociali. Queste persone sono state tutte caricate dai servizi sociali, quindi abbiamo l'anagrafe precisa e puntuale di tutti coloro i quali in città a qualsiasi titolo si occupavano di parcheggi. Credo che già nelle prossime settimane l'amministratore di ACS sarà nelle condizioni di pubblicare il bando per l'affidamento triennale di questo servizio. Nel frattempo l'opposizione non molla e attacca l'affondo in una conferenza stampa congiunta da parte di Preziosi e Giordano. Nel mirino ancora una volta il teatro, con Preziosi a chiedere le dimissioni di sindaco e assessore alla cultura per come è stata gestita la vicenda e per il flop del comitato di gestione.